oggi prepariamo insieme un dolce che farà felici grandi e piccini con il cioccolato Kinder e la crema alle nocciole, nello specifico la crema pannistelle che io tanto amo e tanto adoro per i dolci. 300 g di farina zero, 100 ml di olio di semi perché non andrò ad usare il burro per alleggerire un pochettino questo dolce che è perfetto per riciclare le uova di Pasqua. Due uova, a proposito di uova, mezza bustina di lievito per dolci e scorza grattugiata di un'arancia. Non metto zucchero perché già la crema alle nocciole è dolcificata di per sé e poi perché andremo a mettere nella crema il cioccolato Kinder che è già dolcissimo, quindi riduciamo gli zuccheri. Al cioccolato Kinder oppure al cioccolato fondente, qualora ti fosse avanzato quello da Pasqua, ci servono ovviamente cioccolato 200 grammi, 70 grammi di farina e 500 ml di latte. Perfect. Pronta per essere infornata e cotta, quindi la cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora. Mi piacerebbe che tu fossi qui per avvertire il fantastico profumo che emana questa crostata, veramente è paradisiaca e viene fame solamente a sentirne il profumo. Come hai visto, l'ho decorata con dei pezzetti di cioccolato Kinder dell'uovo per richiamare appunto la crema. Friabilissima la pasta frolla nonostante non ci sia il burro. E voilà! Mamma mia che bella! Come vedi si contraddistinguono bene gli strati. Qui la crema e qui la crema alle nocciole. E adesso la vado subito a gustare perché ho la culina. Nonostante ci sia cioccolato Kinder, nonostante ci sia la crema alle nocciole, ti posso assicurare che non è dolce, assolutamente, anzi è molto fine, proprio perché non ho aggiunto zucchero in più. Il mio consiglio è di provarla e spero che renda l'idea dal video di quanto sia golosa e buona. Se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividila sui tuoi social. Perfect.